Oh, però stavamo a parlare del commissario, no? Allora, a me mi piace questo commissario, vedo che si muove, si fa, gli sta a fare lavoro a tutti. Però io non vorrei che qui ripetiamo quell'errore che si fa. Io perché quando Spalletta è stato eletto sindaco gli ho dato 100 giorni di luna di miele? È perché uno quando gli ha eletto l'assessore nuovo, tutti che vanno fa, vanno fa, vanno fa, passa un mese, 2 mesi, 3 mesi e poi vai. Vabbè, Spalletta ha fatto una politica suicida. Cioè, gli avevo detto Spalletta, dico io ho 4 voti, che c'ho, insomma. Però, siccome vecchio, no, eccetera, la politica conosco tutti, bene o male, per cui io so gli orientamenti politici di tante persone sono amico, un buon conoscente, per cui di fatto è facile convincerli a fare un voto. Io suggerirei a questi miei amici di votare Spalletta, perché Spalletta ci aveva promesso il rinnovamento, ci aveva promesso la tutela dell'ospedale, se ti ricordi Certo, all'ospedale, no? Cioè. sarà il mio primo Vabbè, pensiero al meglio, mattino. però sostanzialmente ci ha detto delle cose che dove anche se avesse fatto il 50% di quello sarebbe stato sicuramente un leader intoccabile. Di fatto che è successo? Che si è messo seduto. Manco si è messo seduto e doveva fare il primo discorso su questo rinnovamento, allora doveva dire che tutto il potere, gli assessori, i dirigenti, cioè lui doveva cambiare tutto, il rinnovamento. Allora, a quel momento, appena eletto, faceva il rinnovamento, sarebbero stati tutti zitti, capito? Invece che cosa è successo? Che lui ha radicato, Astorre da buon politico si è preso tutta la gestione politica con le nomine, no? Questo, cioè, gli ha dato tutti quelli che doveva sicuramente assumere. Astorre, se non è vero, scusami, ma non è un pettegolezzo, un un'ipotesi. Però alla fine Pizzi si è andato a gestire l'economia del paese, perché quell'azienda speciale di fatto gestisce l'economia del paese. Questo non è tollerabile, perché se ci pensi bene, una società di servizi fa un servizio. Io vado là, devo pagare una bolletta, non devo dare i soldi alla società, lui mi fa il vaglia intestato al comune di Frascati, per cui i soldi vanno al comune di Frascati, poi il servizio fa la fattura e il comune di Frascati paga, perché così c'ha il termometro esattamente di tutti i costi che c'ha, ma che vuol dire di vellicciare il tuo Beh, amministratore? però scusami, tu vuoi fare il rinnovamento e scegli come partito che ti porta il PD. Ma che là dentro stanno? E vabbè, però Ma dove scusa, ma stanno? allora va con una fatta una lista civica fatta, no? Perché a me il Io discorso. sto suggerendo di fare una lista nuova. Guarda, ma magari Ascolterò tutti. A me al corso mi disse sì, ne parliamo quando vuoi, è sparito. ma che È te frega, ma sparito. Pellicciare mi ha scompato, la Frascati conosce il suo paese da quando fatti, misfatti, da Ma politica vuoi di fare il rinnovamento con metà da maggioranza che Io ti fa dico, parte del quindicennio? a Dai, me non mi no. interessa, cioè il rinnovamento è intanto concetto filosofico di base, no? Primo, perché io non posso stare con te che sei di destra, tanto magari con Pilaro che è l'estrema sinistra, perché faceva la lista civica e poi non ci si capisce niente. Punto. Riferimento filosofico preciso. Poi che succede? Di fatto io voglio andare a pigliare persone, la giunta deve essere persone qualificate. I consiglieri comunali ci sarà qualche giovane che deve fare esperienza, ci mancherebbe, no? Cioè non è chiudere, perché tanto ormai la politica ideologica è finita. Sì, ma da fare Oggi esperienza una prima bocca, insomma. vabbè, ma siccome oggi si va in una politica gestita sul piano economico, non è più il piano sociale, non esiste più niente di tutto quello che è retaggio, no? Perché poi c'è da dire anche prima, ma come? Un partito comunista che voleva tutto pubblico, oggi lo stesso partito comunista, gli stessi eredi di un partito comunista, le stesse persone dicono che deve essere il soggetto privato, ma alla fine non te capisco più. Vabbè, ma sono democristiano io. Ma te no, ma non è democristiano, ma c'è stata rimpiangere di democristiano. Certo, fino a Bozzelli, perché dopo pure là non sta questo problema. No?